Ha subito tutto, ha subito la calunnia, ha subito l'offesa, ha subito le ilazioni non provate, non fondate, tra l'altro anche il modo, no? Il modo, cioè lui sapeva benissimo, la rogna sociale, è vero, cioè la rogna sociale è inevitabile. Inevitabile, cioè a me se mi vedono per strada c'è la rogna social. Cioè, perché io sono un personaggio pubblico, intervengo alla Zanzara da Crociani, tutti vogliono vedermi in faccia, ma sono tutti delusi, tutti fantasticano, adesso andiamo lì, spedizione punitiva, la facciamo pagare. Non si è mai visto nessuno, primo, secondo, non so neanche chi sono. Quindi ancora peggio, cioè, pensa all'invidia, alla gelosia, alla cattiveria che si scaturisce in queste dinamiche. Prima cosa, seconda cosa, il tuo ometto, che è un ometto, tanto vi siete lasciati, no? Questo personaggio è un personaggio squallido che praticamente ti ha offeso trasformando un evento privato in un evento pubblico, cioè, spiego meglio, ti ha umiliato, ti ha diffamato, tant'è vero so che lei giustamente, allora innanzitutto lei è una donna di potere, perché la Rai ha fatto, non è che se lo fa succede a me forse sì, però in generale non è che lo fanno a tutti questo richiamino di, no, dire adesso l'abbiamo fatta vedere, che fa le conferenze, vogliono, diciamo, ridare un po' di lustro al personaggio che si è indebolito dopo tutta questa vicenda. Nonostante questo, però, ho sempre difeso una donna di potere, una donna in carriera, una donna che ha fatto politica, che ci ha messo la faccia, che si è candidata a sindaco nel centrodestra, guarda caso. Però, nonostante tutto, ha subito offese, ha subito calunnie, ha subito menzogne, illazioni, cose non vere, cose inventate, solamente allo scopo di diffamarla, quindi va difesa. Va difesa la Seimandi.